Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Veneroso Gomme Moto è a Napoli, in via Piedigrotta 2122. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Sarà una stagione veramente esaltante perché la iniziamo alla grande. Siamo con il nostro Vittorio Annuzzo. Ciao Vittorio. Ciao ragazzi. In questo bellissimo scenario qui ad Avellino, ex carcere borbonico, manco lo conosci, sono ignorantissimo. Vabbè, per fortuna ex, perché sennò vuol dire che avevamo fatto qualcosa di grave tutti. Allora, noi in realtà no, anzi, altro che grave. Abbiamo appena finito di assistere alla presentazione della stagione 2013 di Vittorio Annuzzo, che con il team Grillini disputerà il mondiale Superbike a bordo di una, secondo me, anzi forse della moto più potente del lotto, perché la BMW delle Superbike sicuramente è la più potente del lotto. Cominciamo proprio dalla moto. Io penso che siamo già con una buona marcia, no? Sì, è una moto molto potente, probabilmente troppo potente. Ci sarà da lavorare tanto perché la moto è una moto privata, quindi avremo da lavorare soprattutto nei test, nelle prime prove, nelle prime gare. Però a me la voglia di lavorare, di fare bene non manca, neanche la squadra. Poi c'è stata anche, sono arrivati anche un po' di pezzi nuovi dalla BMW, un aiutino, quindi magari questa cosa potrà darci una mano a sviluppare più velocemente. Allora, dopo diversi anni trascorsi in Supersport, l'ultimo anno con il nono posto a bordo di una Triumph datata, diciamolo così, hai dimostrato che il manico c'è come, e quindi io penso che questo anche psicologicamente sarà un'altra marcia in più, no? Perché poi arrivi in Superbike finalmente, che è il tuo habitat, diciamolo, e quindi dai, ci sono tutti i presupposti per divertirsi, iniziando divertendosi. Certo, io adesso ritorno in Superbike dopo tre stagioni in Supersport, dovrò anche un po' riprendere il ritmo, perché comunque in Superbike la moto va guidata differentemente. Poi i piloti sono molto più preparati, non dico più forti ma più preparati, quindi sinceramente dovrò impegnarmi al massimo, ma come dicevo prima, pian piano, iniziando con calma, le prime gare le dovremo usare, proprio le prime gare extraeuropee, proprio per cercare di usarle come test, fare dei test. Sono convinto che il nostro campionato inizierà dalla prima gara in Europa, dalla Spagna, dove potremo dimostrare sicuramente dimostrare e fare qualcosina in più. Team Grillini, conosciuto nell'ambiente come un team di grandi appassionati, ovviamente chi non lo è in questo ambiente, però quando un team italiano come quello Grillini intraprende un percorso con un pilota italiano e su un prodotto del genere, insomma, c'è da fare veramente un gran tifo quest'anno per noi. Sì, ma anche perché quest'anno siamo anche pochi italiani, quindi c'è da veramente supportarci, ogni aiuto, ogni supporto di un tifoso, di uno sponsor, qualsiasi cosa, è un aiuto importante. Noi siamo una squadra piccola, però proprio in questi giorni ho saputo che si stanno cercando delle persone valide nell'interno della nostra squadra, proprio per cercare di fare un salto di qualità che sono sicuro che arriverà. Bene. Allora, da parte mia per il momento io ti lascio ai tuoi fan qua e anche tifosi per Avellino. Anche Avellino c'è motociclismo bellissimo, anche se il clima non è proprio per la quale, però siamo anche oggi in inverno pieno, quindi è giusto che sia così, però è importante che ci siano tutti questi tifosi qui oggi. Allora, da parte mia ovviamente in bocca al lupo, ci vediamo alle gare quest'anno. Assolutamente, ti aspetto. Grazie per l'invito. Quindi in bocca al lupo a Vittorio Annuzzo. Noi dopo la pubblicità andiamo avanti con gli altri servizi di questa puntata di Star Bikes. Ciao Vittorio. Ciao ragazzi.